Buonasera, bentornati al Green TG. Siamo con Don Gianni Giacomelli, che è priore del monastero di Fontavellana. Grazie per averci raggiunto. E non è casuale la presenza di Don Giacomelli, proprio perché i monaci di Fontavellana, diciamo, i monaci camaldolesi, anzi, hanno una tradizione, diciamo, di equilibrio tra uomo e natura assolutamente secolare. È nata con loro, è nata con noi, perché Camaldoli e Fontavellana, che nascono quasi nello stesso momento, sono in rapporto l'uno con la foresta, l'altro con il bosco, e la gestione della foresta e del bosco diventa non semplicemente una gestione economica, ma una gestione di abitatori, uomini e ambiente di uno stesso territorio. Quando cammina un territorio, camminano anche gli uomini che ci abitano e viceversa. Ecco, questa è stata sempre la grande attenzione di monaci durante i secoli che hanno vissuto in questi due luoghi storici della nostra congregazione. Quali sono le fondamenta di questo rapporto? Come si sia riusciti a creare questo equilibrio, diciamo? L'equilibrio si è creato innanzitutto per un motivo, ovviamente essendo monaci, spirituale, cioè quindi un rapporto con il creato, e quindi anche una gratitudine prima di tutto per lo spazio, il territorio vissuto, prima che lo sfruttamento o l'uso, la gratitudine per averlo. E naturalmente la gratitudine per averlo porta con sé anche l'attenzione a preservarlo, a viverci insieme e a permettere che sia un bene per i monaci che ne usufruiscono più direttamente, ma per tutti coloro che direttamente o indirettamente sono fruitori del bene, della natura, del creato e del territorio in sé. Non vi sentite una sorta di isola all'interno di un contesto dove la distruzione in realtà del sistema, degli equilibri ecologici all'ordine del giorno è costantemente fonte di attualità? Un po' sì, e non vorremmo infatti sentirci un'isola. Vorremmo che fosse, ecco, diciamo così, forse una isola di consapevolezza, ma vorrebbe essere circondata da un arcipelago di consapevolezze. Ecco, è necessario comprendere che la storia di chi ha vissuto in sinergia molto positiva con l'ambiente non è la storia di qualcuno che si è dato il lusso di vivere così, ma di qualcuno che ha compreso come l'ambiente, il territorio, sono la casa comune di tutti, che è un bene per tutti che permanga. A suggello di questo equilibrio, il codice forestale camaldolese. 856 anni di esperienza consuetudinaria, i numeri fanno impressione. 45.000 documenti di consuetudini che abbiamo raccolto in anni recenti e che dicono un'attenzione instancabile e indefessa al territorio, all'ambiente, alla foresta, al bosco, a seconda del monastero a cui ci riferiamo, ma comunque di una gestione sapiente che permettesse a quel territorio di essere usato, vissuto, io oserei anche dire amato fino in fondo. E quanto è contemporaneo oggi questo codice, a suo avviso? Le nostre case, soprattutto ovviamente le più antiche, sono in costante attenzione a questa tradizione consuetudinaria antica. La gestione della foresta e del bosco sono ancora quelle gestioni che ci vengono da quei 856 anni di esperienza. Quello che a noi piace è che anche le nostre case estere rispetto all'Italia, stanno continuando a essere testimoni grati e operativi di questa consapevolezza. Quindi questo porta la nostra attenzione a un livello veramente transnazionale. Assolutamente transnazionale, proprio perché ci sono esempi appunto in diverse parti del mondo, quindi una cosa che nasce in Italia ma poi è stata perseguita e realizzata anche lontano dall'Italia. Assolutamente, se si pensa al rimboschimento di una terra quasi arida a sud del Brasile alla fine dell'Ottocento e attualmente alla vita del monastero attuale in un altro luogo sempre del Brasile ma nel Mato Atlantico preservandolo. La foresta californiana negli Stati Uniti, la Shantivanam, il monastero indiano che vive su un fiume e dentro un contesto naturale straordinario, il nuovissimo monastero tanzaniano che fa ricrescere un ambiente desertificato con una piantumazione di alberi. E direi che più di così in questo momento, anche per il numero piccolo che noi siamo, non potremmo fare, ma lo facciamo con molta gioia. Chiudiamo con l'ultima domanda, c'è adesso la proposta di poter far diventare il codice forestale camaldolese patrimonio immateriale dell'UNESCO.
Siamo molto contenti di questo, ma ne siamo contenti, chiaramente, non possiamo non dirlo, per la nostra storia, perché è riconosciuta, ma per quello che questo riconoscimento vorrebbe dire in termini di testimonianza e di sensibilizzazione. Che una storia quasi millenaria venga riconosciuta come patrimonio immateriale universale dell'UNESCO vuol dire che quella storia è un bene per il mondo oggi. E questa è la soddisfazione più grande che noi potremmo sicuramente provare se questo procedimento arriverà fino in fondo. Grazie a Don Gianni Giacomelli, ricordiamo priore del monastero di Fontanellana, per essere stato con noi, per aver aperto le sessioni pomeridiane, e noi vi diamo appuntamento al prossimo nuovo ospite.